Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. A parte questo, comunque cerchiamo, diciamo, sotto certi aspetti di non essere troppo semplicistici, cioè nel senso, vedo che c'è un po' di diffidenza rispetto all'analisi di Crosetto, però è anche vero che noi stiamo passando una fase abbastanza complicata, non ce ne rendiamo conto, anche se sono 2 anni che parliamo di questa guerra. Questo affollamento nei cieli dell'Ucraina e contemporaneamente quello che sta avvenendo lì, che in ogni caso non è una cosa, i numeri parlano abbastanza chiaro, perché noi abbiamo un'andata enorme, poi che ci sia la Wagner o meno poco mi interessa, comunque noi siamo arrivati a un momento estremamente cruciale del conflitto, perché io credo che entrambi le parti, specialmente della parte russa, cioè l'immagine che noi abbiamo sempre dato in questi mesi, aspettiamo la fase X della primavera in cui loro tenteranno di fare il massimo sforzo, ce l'abbiamo davanti, capito? Cioè, nel senso, quindi immaginiamoci che nei prossimi mesi, cioè nel prossimo mese e mezzo, 2 mesi, quello che noi stiamo vedendo, diciamo la vicenda del drone, cioè saranno elementi che dovrebbero farci capire che siamo arrivati al punto cruciale del conflitto. In questo momento si tenta di arrivare, quindi saranno usate tutte le armi possibili in questa strana guerra ibrida, in uno scacchiere, diciamo, talmente complicato che è difficile capirlo, perché se il ministro degli esteri e del ministro della difesa di questo paese parlano in quel modo, io parto sempre dal presupposto che bisogna sempre, diciamo, tener conto dei ruoli, non credo che parlino a caso. Allora, cioè, proprio per questo, io credo, ecco, teniamo conto che nei prossimi 2-3 mesi non avremo il conflitto mondiale, ma avremo una fase in cui una delle due parti cercherà di prevalere, per poi casomai a quel punto si può immaginare un'ipotesi di negoziato. Cioè noi stiamo, allora, in una fase... Aspetta un momento, Augusto, perché vedo che...